FNAFR ha avuto delle grandi modifiche. Quindi, penso di mettere in FNAF News questo, perché comunque sì, sono delle news, ma non lo so, sono ancora un po' indeciso, ma questo non è importante. Quindi, dato che sono youtuber e devo dare una mia opinione sulle cose, recensirle, vi dico che secondo me questo aggiornamento fa schifo. Perché dico questo? E ciao a tutti, chiunque voi siate. Ebbene, perché fa schifo? Come avrete potuto notare, un sacco di cose sono cambiate. Non c'è più la modalità videocamera che ci vai tu, proprio tu. E c'è una sezione in più con dei palloncini assolutamente inutile. Cioè, non fa niente questa. E cosa hanno cambiato? Come magari avrete potuto notare qui, da questo Freddy Fazbear. Si può vedere la qualità delle modifiche? Ma sì, questo è buono, ok, interessante. Questi palloncini anche, magari forse dopo serviranno a qualcosa. Ma per il resto fa tutto schifo! Vi starete chiedendo già da 1 minuto e 20 perché mi fa tutto schifo? Allora, è stata introdotta questa nuova meccanica, che ci sono questi cosi qui che vanno in giro per la tua mappa. E tu per farti attaccare dagli animatronici devi cliccare uno di questi. Tipo, vedete cosa succede? Aspettate. È un Foxy. Ah, bello, sì. Aspettate un attimo. Che tolgo perché tanto. Sapete una cosa molto, ma molto simpatica. A quanto pare, questa cosa qui serve per vedere gli animatronic e mandarli via, se vuoi. Con dei fast coins, ovviamente, perché gli Lumix piacciono i nostri soldi, no? Un altro modo per arricchirsi costa 25 fast coins. E sì, in questo modo puoi allontanarli singolarmente, oppure puoi incontrarli subito. Però se non decidi entro giusto tempo, l'animatronic entrerà comunque. Solo che in questo modo tu devi scegliere chi deve venire da te. Ok, non lo vedi, ma puoi comunque sceglierlo tu. Ah, tra l'altro, avete visto? Io avevo chiamato Foxy. Stava per attaccarmi, ma come vedete, la serie è uguale. Perché non cambia niente. E soprattutto, questo qui è stato soprattutto pensato per risolvere i bug fix. Ora andiamo a vedere. Molto li hanno fissati questi bug fix, eh? Comunque, cioè, benissimo, benissimo. Fantastico, no? Quindi, perché mi arrabbio sostanzialmente? Perché, magari questo non l'avete capito tutti, avete pensato, wow, che bello, adesso posso scegliere gli animatronic, sarà fantastico. E mi aiuterà a fare delle serie più alte. Ma, quando tu hai già una serie molto alta, è praticamente finito il gioco. Diventa stranoioso. Perché non puoi fare niente. A me manca solo la CPU di Frostbear. Ho una serie già molto alta. Quindi mi serve solo Frostbear. E questa cosa è molto la brutta. Perché in questo modo, quando qualcuno mi manda Frostbear e arriva a casa mia magari, prima, un altro animatronic poteva venire a darmi fastidio. Questo se avevo una serie abbastanza alta. E so che per avere degli oggetti più facilmente basta avere una serie alta. Quindi lo scopo sostanzialmente di questo gioco è avere una serie alta. Solo che quando tu vai a cambiare questa meccanica e scegli tu cosa farti mandare e cosa no, il gioco diventa noioso. Perché sei tu a scegliere se è facile o difficile. In che senso vi starete chiedendo? Ah, prima di tutto il trasponder adesso rileva l'identità solo di un singolo animatronic, però dura 3 giorni. Questa cosa non ha assolutamente senso. Adesso c'è l'animatronic Remnant, che è l'unico modo in cui puoi ottenere del Remnant, a parte sconfiggendo gli animatronic che ti dà di per sé un botto di Remnant. Quindi adesso non serve più farti mandare animatronic da un amico. Perché tanto, o meglio,
In realtà serve, però non per il Remnant. Perché serve? Perché questa cosa qui del fatto che tu devi per forza cliccare qualcuno e scegliere qualcuno era già carina. Il fatto che il transponder adesso non riveli l'identità, cioè rivela solo di uno, è un po' inutile adesso. Perché basta solo che ti fai mandare l'animatronic da un amico. Da un semplice amico, basta avere un social, ti fa mandare un animatronic da un amico, te lo fa mandare sempre, tu scegli sempre quello perché questi animatronic normali sono oscurati, sono censurati, così che tu non possa capire cosa stai cliccando. E questa è anche un'aggiunta, no, in realtà, media, perché così hai l'ansia quando hai una serie abbastanza alta di scegliere quale animatronic deve venire a farti visita. Però questo non ha molto senso anche per un'altra cosa. Perché quando tu magari batti un animatronic difficile, è bella la cosa che ti ritrovi subito un animatronic alla porta, così da non darti tregua. Ed è anche difficile perché col panico e l'adrenalina fatta dall'ultimo animatronic, hai più ansia di battere un altro e la serie diventa un traguardo sempre più ambito. In questo modo basta farti mandare un animatronic da un amico, perché gli animatronic attirati dalle esche, dagli amici, si vedono, non sono oscurati, e il gioco è fatto! Letteralmente! Non c'è più sfida! Non c'è più niente di interessante! In questo modo basta fare soltanto questo! E questo è l'unico grande problema di questo update. Anche perché adesso ci sono. Quando tu finisci di battere un animatronic, ti dà questo palloncino che tu devi scartare e vedere cosa ti dà. Ed è già anche un implemento carino, è simpatico, non era necessario, però è simpatico. Ma in questo modo, tra l'altro, non funziona. Questo modo non funziona. Perché se tu. Va bene, facciamo finta che io cliccassi quell'animatronic che è in fondo. Vediamo un po'. Chi è? È un baby! Perfetto! Basta solo chiudere la finestra, aprire FNAF R e ti sei liberato di baby. Quindi anche questo non ha più senso. L'Illumix ha rovinato FNAF R. Perché se tu fai che tu sei un normale giocatore ignaro di ciò che ti potrebbe succedere, fai una serie abbastanza alta, magari sconfiggi una baby, sei un po' in ansia per aver sconfitto quella baby, e ad un certo punto ti ritrovi Springtrap davanti alla porta che ti entri immediatamente. Questo è bello, questo è fantastico. FNAF R era un gioco buggatissimo e per questo alla gente non piaceva. A me adesso non piace per questo, perché in questo modo è semplicissimo fare tutto. È inutile fare tutto. Tu fai così e hai sistemato tutti i problemi. Lo scopo di questa serie non era tanto collezionare le cose e farti mandare le robe dagli amici per avere tutto il tuo inventario. Non era lo scopo principale. Non avendo una lore, non avendo una storia, bisognava per forza inventarsi qualcosa. E la cosa era fare la serie. Ora sono sicuro che vedrete. Controllate magari che le serie aumenteranno a dismisura. A parte i primi, che vabbè, sono degli hacker e lo sappiamo tutti. Sono sicuro che queste serie qui. Ecco, ieri, questa serie qui ho controllato, era a 31. Il minimo era a 31. Questo è già a 34. Quindi, come potete vedere, tutto sta cadendo dal fragile pilastro in cui era. Ora è tutto rovinato. Quindi questo è il mio pensiero. Non era assolutamente necessario. Hanno rovinato il gioco. Voglio sapere cosa ne pensate, però pensando a ciò che vi ho detto. Perché magari voi dovete pensare, avete finito il gioco. Non vi sei. Ah, anche questa cosa era un po' antipatica. Perché quando tu raggiungi la serie 13, non hai più niente da fare con la serie. La serie diventa inutile. E questa era già una cosa un po' antipatica, però arrivare alla serie 13 era un traguardo assurdo, anche perché a 10 arriva già Springtrap. Quindi era bello per questo. Era
come un ultimo traguardo per finire il gioco. E in questo modo l'hanno rovinato. Adesso non c'è più uno scopo, perché il fragile scopo che c'era è diventato una cosa facilissima. Quindi non serve più a niente Franfr. Probabilmente perderà qualcuno che ci gioca. A me, nonostante mi facesse sclerare, mi piaceva. Ma ora non. Niente. Niente. Tra l'altro, puoi comprare il disturbatore radio ancora e puoi usarlo? Quindi è assolutamente inutile. E il fatto che gli animatronic non ti arrivano subito perde un po' di cose. Perché era bello che un animatronic arrivava fino a casa tua per ucciderti. Adesso è come se tu lo chiamassi. Quindi non c'è più l'ansia, perché appena trovi un animatronic difficile, lo schippi, chiudi la finestra, vai avanti. E non ha più senso, il gioco è crollato. Ad alcuni piace, non so davvero come fa a piacergli. Probabilmente col tempo si renderanno conto che non va più bene. Comunque basta, vi ho già annoiata abbastanza probabilmente. Scrivetemi qui sotto cosa ne pensate in un bel commentino. E basta, ciao!